Amici sportivi, buonasera, ben ritrovati in diretta per un nuovo appuntamento con Voglia di Spezia. Siamo alla vigilia di un altro match del vero e proprio Tour de Force di questo finale di campionato, reduci dalla sconfitta interna amara con il Pisa, che però non ha scombussolato più di tanto in chiave classifica. Ci aspetta la trasferta di Frosinone con un avversario diretto per la promozione. La strada è ancora lunga, l'entusiasmo è tanto. Parleremo di questo e molto altro con Enrico Lazzeri. Ciao Enrico. Buonasera a tutti. Ovviamente avremo la conferenza stampa di Italiano, quella di Alessandro Nesta, il tecnico del Frosinone, poi un collegamento anche che vedremo se riusciremo a ripristinare, a fare sicuramente a breve nella parte iniziale della nostra trasmissione. Enrico, andiamo indietro di qualche giorno. Partita con il Pisa. Beh, dopo le due vittorie si pensava ad una gara semplice, nonostante ovviamente si trattasse di un derby. Lo Spezia la può anche vincere quella partita perché ha le occasioni per farlo, alla fine la perde e quest'anno il Pisa è una vera e propria maledizione per le Aquile. La fortuna vuole che le altre non brillino più di tanto. Cittadella parte e che la situazione classifica rimanga quasi congelata. Sì, diciamo facile per chi il Pisa magari lo ha visto poco quest'anno, al di là del fatto che poi all'andata avevamo perso come avevamo perso, magari meritatamente. Il Pisa probabilmente all'andata non meritava di ribaltare il risultato, all'Irci poteva stare il pareggio, ma lo Spezia aveva fatto un secondo tempo di grande intensità, era andato in vantaggio, aveva sciupato la palla del 3-1 e poi sappiamo tutti com'è andata. Si è, non dico rivista una partita del genere, perché in questo caso è partito molto meglio lo Spezia, invece all'andata la partita era stata equilibrata nel corso del primo tempo, c'era stato il gol di Marconi che aveva aperto le marcature. Un gol simile peraltro, perché tutti e due i gol che ha preso lo Spezia sono simili ad altri due gol presi a Pisa. Lo Spezia che è riuscito a prendere contro il Pisa 5 gol di testa. Vero. Se vado a rivedere tutti i gol presi dallo Spezia nel corso dell'anno, onestamente non mi ricordo quanti altri ne abbia presi di testa. Questo per far capire quanto si soffra forse la formazione toscana e poi quanta forse in questo caso sia tanto di peso anche un po' dalla cabala, no? Cioè, dalle situazioni particolari. Cioè, quest'anno non deve andare così col Pisa. Bisogna farsene anche una ragione. Nel primo tempo, oltre al gol, Giasi ha avuto altre due clamorosissime occasioni, su una delle quali ha fatto una paratona il portiere. C'erano state situazioni offensive pericolose, lo Spezia aveva il controllo della partita, c'erano i colleghi di Pisa che questa volta sono potuti venire in tribuna perché la tribuna era consentita accedere a un po' più di giornalisti rispetto alla volta precedente, quindi qualche collega di Pisa era presente, soprattutto erano presenti i colleghi che facevano la radiocronaca e li abbiamo sentito dire più volte nei primi 35, nella prima mezz'ora, 35 minuti, che non avevano mai visto un Pisa così in difficoltà fuori casa. Proprio perché vi dicevo, il Pisa difende molto bene e lo ha fatto vedere poi nella seconda parte della gara. Secondo me la svolta del match è stato l'errore di Vitale all'esordio assoluto, che ha concesso questo pallone in ripartenza, alla formazione toscana e si è visto insomma come Marconi, quando viene rifornito bene con un cross al bacio, difficilmente sbaglia perché è uno che indirizza molto bene il pallone. Da questo punto di vista è un ragazzo molto interessante, cioè è già un ragazzo che ha quasi 30 anni, è arrivato in Serie B praticamente a quasi 30 anni, ma è un giocatore che ha queste caratteristiche spiccatamente importanti per quanto riguarda il colpo di testa, poi è uno che fa anche gol di piede, però è tornato al gol Marconi e soprattutto lo Spezia ha perso da quel momento lì un po' l'impeto che aveva in precedenza, si è concluso il primo tempo ed è iniziato anche un secondo tempo in cui forse il Pisa ha provato nei primi minuti a cercare di non farsi schiacciare. Con i cambi sono cambiate ancora una volta le cose, come succede spesso e volentieri con i cinque cambi. Lo Spezia ha messo dentro forze fresche, è entrato Galabinov e
ha preso di nuovo la squadra spezzina, ha preso di nuovo il controllo della partita, però lì il Pisa invece di fare come faceva nel primo tempo, provare i contropiedi, non riusciva più e quindi rimaneva chiuso nella propria area, non consentendo allo Spezia un veloce giro palla, e questo soprattutto per il fatto che molti elementi, specie del centrocampo, sono costretti a giocare sempre, anche se il mister col Pisa ha fatto giocare a Campora dall'inizio, ha risparmiato proprio Mora, non lo ha fatto entrare in tutti i 90 minuti, nel mezzo siamo contati anche sugli esterni, è vero che c'è stato l'ingresso di Mastino che però non ha inciso quanto si pensava, Spezia che ha avuto delle situazioni in area di rigore ma non così pericolose e soprattutto poi ha preso gol su un calcio piazzato, cosa chiaramente che può capitare, che però questa volta è costato a un punto, perché a quel punto penso che il risultato finale sarebbe stato comunque quello di pareggio, a meno che non in una palla magari in area di rigore Galabinov o a quel punto Gudjonsson, che erano entrati, non riuscissero a combinare qualcosa contro i tre difensori del Pisa che per tutta la partita sono stati in area di rigore a difendere. È chiaro che ci stanno questo tipo di partite, ci stanno quando le partite sono ravvicinate e soprattutto nella situazione in cui si viene a trovare lo Spezia in questo momento. Poi adesso ovviamente nel collegamento telefonico che avremo parleremo anche dell'abbandono di Bidawi, che ecco, è un tema che ci chiedono a casa, sono già arrivati tre messaggi, sì. Cerchiamo di spiegarlo, la regia può iniziare ovviamente a procedere con il collegamento. Enrico, ovviamente anche mi ricollego a un messaggio che arriva da casa, ci dice Gabriella: mancano 7 partite, 21 punti in palio, siamo terzi a 2 punti dalla diretta, nulla perduto, ora serve esclusivamente tanta e tanta concentrazione. Abbiamo visto che anche tante altre squadre, qui mi avvicino anche al tema del Frosinone che sarà il prossimo avversario dello Spezia, una squadra che non ha ancora segnato dalla ripresa, quindi in estrema difficoltà, il Crotone qualche pareggio lo fa, quella più in forma sembra davvero il Cittadella, tante squadre racchiuse in pochissimi punti, quindi nulla è perduto ovviamente in una giornata che ha visto il Benevento meritarsi la matematica promozione dopo una stagione a dir poco straordinaria. Sì, c'è equilibrio lì davanti, dicevamo, ma l'equilibrio è dovuto al fatto che più o meno tutte le squadre hanno avuto momenti in cui andavano bene, magari alternati a momenti in cui per qualche partita perdevano il filo del discorso, lo Spezia l'ha perso per tutto l'inizio, diciamo, e lì c'è da mangiarsi le mani, lo sappiamo, perché se lo Spezia fosse partito meglio e se non avesse regalato 6 punti al Pisa, probabilmente in questo momento saremmo tra il Crotone e il Benevento, ma non me ne voglia Guido Angelozzi, che dovrebbe già essere. Abbiamo collegato con noi il direttore Guido Angelozzi, grazie per aver accettato il nostro invito, sappiamo che è in ritiro, benvenuto, grazie. Ben ritrovato. Grazie a voi, buonasera. Ciao Guido. Buonasera. Ciao ragazzi. Allora Angelozzi, da casa arrivano tante domande su Bidawi, il motivo perché non ha rinnovato almeno per 2 mesi, si è conclusa questa telenovela forse in un modo non positivissimo come ci si aspettava, tutta la verità di questo caso nelle parole del direttore, prego. Ma la verità l'ho detto quando è stato martedì, quando non ha... ha fatto la scelta la rispettiamo, peggio per lui che non ha voluto rimanere nella famiglia Spezia. C'è da dire che era da tanto tempo che cercavamo di rinnovare il contratto, si era partito con 2 anni di contratto, poi c'è stato il Covid, non abbiamo più parlato, quando abbiamo ripreso si è parlato, volevo un ultimo periodo, volevo un anno, noi non lo, come società abbiamo deciso di fare solamente l'estensione dei 2 mesi, poi l'abbiamo fatto anche con i collaboratori, con tutti quanti, e lui prima un giorno diceva sì, un giorno diceva no, un giorno diceva sì, e alla fine ha detto non voglio firmare, pazienza, non è
ognuno si assume la propria responsabilità, perché se uno va all'indietro, già da quest'estate lui è stato sempre trattato come tutti i ragazzi da parte della società. Spezia Calcio è stato sempre trattato bene, e lo Spezia Calcio dovete sapere che è l'unica società in Italia, l'Inter, lo Spezia Calcio e l'Atalanta sono state le uniche società che non hanno adottato di levare neanche 1.000 lire ai giocatori. Abbiamo pagato sempre, noi siamo a oggi la società che ha pagato 11 stipendi, giugno lo pagheremo entro il 10, però ha pagato in 3 volte perché è un problema di Lega, che se no noi il 10 già lo pagavamo giugno, avevamo pagato 12 mesi. Non abbiamo levato niente a nessuno, e lui, da premettere che quest'estate si è andato a operare per conto suo, è arrivato dopo 2 mesi, non so se vi ricordate, e l'abbiamo perdonato. Nel periodo del Covid lui è andato a casa senza permesso e l'abbiamo perdonato, perché il giocatore è forte, ha belle qualità, però sotto l'aspetto morale è stata una delusione. Però quindi diciamo che qualche sentore ce l'aveva già nel periodo di Covid, non è la prima volta che quest'anno... Lo so, però sinceramente non perché me l'avete chiesto voi, sto parlando, ma per me è un capitolo chiuso, certo. Ho rispettato la sua idea, però ha fatto più male alla squadra, non a me personalmente, ha fatto più male alla squadra, perché la squadra, questi sono un gruppo di ragazzi molto uniti, molto attaccati alla maglia, alla città, certo. Mi è anche passato a salutarli, non dico a me che non mi salutano, non me ne frega niente, però i compagni che non neanche è andato a salutarli ci sono rimasti male, il comportamento, poi lui è così, è la pazienza. Facciamo senza di lui cercheremo lo stesso di andare in Serie A. Ecco, questo è per fare chiarezza giustamente su un capitolo che si chiude. Ma penso che tutta la gente lo sa, non è che, certo. che lo Spezia, ripeto, con la squadra si è comportato sempre bene, non ha designato niente a nessuno, i ragazzi idem si sono comportati verso la società, verso la città benissimo, perché tutti quanti sono rimasti in città nel periodo del Covid, l'unico che si è allontanato è stato lui. Vi dico un'altra cosa, per dire, ci sono 3 ragazzi, Ragusa, Vidale e Bigaudio, che c'era qualche problema con Verona, che sì. C'era qualche problema, insomma lo sapete tutti, i ragazzi mi hanno detto: direttore, noi dobbiamo rimanere qua per forza, andiamo noi a Verona, staremo tutta la giornata a Verona per cercare di rimanere. Poi si è sbloccato, è andato tutto bene, però per farvi capire l'attaccamento che hanno 3 ragazzi che sono in prestito, non è che loro rimanendo qua guadagnano più soldi, perché è lo stesso. Invece Bidaui, rimanendo da noi, la società gli ha proposto 2 mesi pagati, non gratis come hanno fatto tutti gli altri, e non è voluto rimanere lo stesso, certo. Con una promessa che se succedeva un infortunio, io mi ero impegnato, come ho fatto con Mastino quando si è rotto, gli ho detto: non ti preoccupare, ti faccio il contratto. Dopo 4 mesi gli ho fatto il contratto. Sì, ce lo ricordiamo, l'impegno e la serietà dimostrata. Ecco, una domanda, poi puoi rispondermi come no, da navigato uomo di calcio. Tu pensi, a questi punti son passati 2 giorni, no? Quindi un po' a mente lucida, poi da uomo di calcio sicuramente certi ragionamenti in testa te li sei fatti. Credi che ovviamente abbia già in tasca un accordo con un'altra società in vista del prossimo anno? Questo no. Sai perché dico no? Perché lui insisteva: se mi fate un anno rimango. Per cui non ho la controprova, però... E allora è una cosa al di là del paradossale quella che è successa. Io c'ho la mia intelligenza personale, ho la mia mentalità che io credo a certe cose, per cui è un soggetto viva a modo suo, dai, non è, però
sinceramente non sono preoccupato, ripeto, mi è dispiaciuto la squadra era più preoccupata se non rimanevano quelli del Verona, perché c'è un attaccamento verso il gruppo, ma tutti, non è, dovete sapere che mi sembra prima della partita con il Pisa è andato pure il capitano a parlare con lui, gli ha detto cerca di rimanere con noi qua, tutti, cioè, lo trattavano come un fratello più piccolo, una persona, insomma, è 2 anni che stavamo assieme. Certo. Invece lui ha deciso di andare via, pazienza. Poi se ha firmato per un'altra squadra sarà un problema suo, ormai per me ha messo la croce. Certo. E guardiamo Guido quello che ci aspetta, no? Purtroppo adesso abbiamo da recuperare Di Gaudio e i fratelli Ricci, insomma, sì, è chiaro che ora abbiamo bisogno anche di loro perché... Noi abbiamo bisogno di tutti, certo. Noi abbiamo bisogno di tutti, però io dico una cosa solamente, non voglio essere... Pensiamo un attimino a un mese fa quando si diceva che non si giocava più, era finito, certo. Lo Spezia ha fatto un buon campionato, però non c'era la possibilità di giocarsi la Serie A diretta o la Serie A con i playoff. Certo. Abbiamo fatto noi, siamo ripartiti, sinceramente non mi aspettavo due vittorie consecutive, abbiamo fatto 2 vittorie sofferte ma consecutive con diversi problemi, ma i problemi ce l'hanno tutte le squadre, siamo arrivati a 50 punti, abbiamo incappato l'altra sera in casa, siamo tutti dispiaciuti, però dobbiamo essere positivi. Dobbiamo essere fiduciosi perché questa squadra, al di là dei problemi di qualche assenza, ha risposto sempre sul campo. Domani sera abbiamo una partita importante, però al di là di domani sera quello che succede, io dico che sono 7 partite, 7 finali, può succedere di tutto. E poi c'è anche, se mi dovesse succedere che uno va diretto, c'è di giocarsi playoff. Per cui abbiamo tempo, sperando di recuperare i gemelli, Di Gaudio, Ramos, Tobias, tutti questi giocatori, di recuperarli e di giocarci le nostre chance, che sono tante le nostre chance di giocarci questa benedetta Serie A. Domani la sfida a Frosinone, un Frosinone che si sta leccando le ferite per una ripartenza non fondamentale, ma è una squadra con grandissime individualità. Lo Spezia ha 4 avversarie più dirette per il secondo posto, delle 4 chi temi di più? Ma non io non temo nessuno, io ho fiducia nello Spezia, io spero che riusciremo a ripartire di nuovo, poi chi è più bravo, chi fa più punti, vuol dire che si è meritato la Serie A diretta, perché il Crotone è una buona squadra, il Cittadella è una buona squadra, noi siamo una buona squadra, Frosinone è una buona squadra, il Pordenone è una buona squadra, tutti quanti possono arrivare secondo, non è che ci sono tante squadre che hanno degli scontri diretti, il Crotone deve giocare con domani gioca col Benevento, poi va a giocare a Cittadella, deve giocare col Pordenone, deve giocare con la Salernitana e deve giocare con Frosinone, per cui ci sono tante partite, la Cittadella idem. Certo. Ogni partita è chi ha più forza di vincere le partite arriverà fino alla fine. Noi siamo a 2 punti, cioè non è che siamo distanziati. Domani, se superiamo questo scoglio, poi ci sarà lo scoglio del Cosenza. Vediamo, dobbiamo essere positivi e fiduciosi di quello che andiamo a affrontare. Grazie Guido. Grazie mille. Grazie a voi. Bocca al lupo per domani, buon ritiro. Mi raccomando, fiduciosi. Noi li siamo sempre. La città è molto fiduciosa, assolutamente. Si aspetta grandi cose. Ciao Guido. Grazie. Allora Enrico. Se mi fai tornare un attimo su Bidawi, sì, però, poi andiamo a sentiamo italiano. Perché non ne ho ancora parlato, volevo dire anche il mio parere. Però è stato interessante comunque sentire Angelozzi, ha spiegato tutta la situazione. Erano arrivati 7-8 messaggi proprio riferiti a Bidawi. Guarda, allora,
Che fosse un ragazzo particolare lo si sapeva, insomma. È il classico ragazzo che, infatti in campo si vede, cioè ha grandissime qualità, ma gli è mancato sempre, non so se tanto così o qualcosa in più, per arrivare veramente ad essere un giocatore che esprimesse tutto il suo potenziale anche nella categoria superiore, perché lui con queste qualità potrebbe tranquillamente giocare in Serie A. Si era interessato addirittura all'Udinese a un certo punto, dopo il buon campionato dell'anno scorso, lo ha seguito, però poi tutti, adesso Guido l'aveva preso svincolato e aveva provato sinceramente l'anno scorso lui, sempre con cui sui colpi di testa, no? Tipo quello mi vado a operare per conto mio, cioè tutte cose un po' così, naif, no? Cioè faccio come mi pare, però non sei Cristiano Ronaldo, sei, con tutto il rispetto, Sofiane Bidadoui. Quindi è un giocatore che tutti noi abbiamo apprezzato, tutti noi abbiamo stimato, tutti noi volevamo che fosse sempre in campo, però se poi andiamo a vedere alla fine le partite anche di quest'anno che ha fatto, facendo la differenza, purtroppo si riducono a poche. Quattro, dai. Perché? Me ne ricordo. Perché purtroppo partite. Succede spesso che lui, ed è anche un suo difetto, perché il giocatore si deve anche saper gestire, in allenamento magari giochi talmente impegnato come se fosse una partita, quindi sempre dando il massimo, il 100% anche in allenamento, da risultare sempre con questi infortuni muscolari che gli possono venire fuori da un momento all'altro. Quindi, detto questo però... Capitolo chiuso. Dai. Detto questo però, per finire il discorso, cioè poi alla fine, cioè, qui ti stavi giocando, pazienza, io capisco, ci sono stati dei giocatori, no? Peraltro facciamo le condoglianze a Theophilus Aua perché è morto suo fratello. Sì. Ed è un dramma, ovviamente sappiamo tutti quanto possa essere un dramma per un ragazzo perdere il fratello. Lui ha lasciato Livorno perché è voluto tornare dalla famiglia e poi tornerà ovviamente allo Spezia a fine stagione. È un giocatore che ha fatto anche discretamente nel Livorno, può essere un giocatore di prospettiva e quindi vedremo magari nella prossima preparazione che poi sarà cortissima perché ricomincia da subito. Sì, però Enrico, come dicevi tu, però ecco, molti giocatori sono andati via. Un mese e mezzo di sì, esatto, era un mese e mezzo pagato, mentre gli altri più o meno venne spalmato. Ma forse neanche, perché senza playoff è meno. Ho capito, però cioè, no, più no, che altro sì, non certo, è tanto certo. Quello, è che io capisco quelli di Livorno, cioè non hanno più nulla da chiedere, il Livorno non li vuole nemmeno pagare, cioè ciao, arrivederci, capisci? Anche se purtroppo il Livorno condizionerà il campionato perché queste 7 partite le regalerà, non che non le avesse regalate però, molte delle altre, però è ovvio che queste 7 partite... le regalerà. Peraltro penso che il Crotone ci abbia il Livorno tra le altre, se non vado errato, mentre invece ce l'avranno solo Crotone e Spezia, se non ricordo male, Livorno ce l'avranno solo tra quelle che sono in alto. Comunque, detto questo, se tu ti stai giocando qualcosa di importante, cioè ti stai giocando la Serie A, e questo cosa vorrebbe dire? Che se tu guadagni la Serie A, il contratto è probabile che te lo rinnovino comunque. E se non te lo rinnovano, tu sei un giocatore che sei andato in Serie A e quindi il prossimo contratto che dovessi chiedere da svincolato lo chiederesti, Enrico, però, a una cifra superiore. Angelozzi non l'ha detto Mari perché non lo sa, non lo vuol dire, ma cioè, di fronte a una situazione del genere sicuramente il calciatore avrà trovato già l'accordo con qualche altra sì, società. Ma quale squadra comincia a giocare? Sì, ma quale squadra comincia a giocare ad agosto? Nessuno. No, ma infatti. Il campionato comincia il 20 settembre. Può fare le vacanze lunghe e poi sa che ha già contratto. Allora, è così, può anche essere questo, così, che ma una assurdo, squadra gli abbia detto ti prendo l'anno prossimo, ti faccio il contratto, però evita di giocare perché sennò ti fai male. Potrebbe certo. Anche essere, no? Sta nella possibilità, però... Se questa è stata veramente la realtà, non arrivi all'ultimo giorno a dire una volta un giorno sì, un giorno no, un giorno se mi fate un altro anno sto qua. Allora vuol dire che non ce l'hai ancora il contratto se chiedi un altro anno. Cosa vai a dire a quelli che ti hanno proposto il contratto? Quindi, allora, che sia un giocatore un po' strano, abbia un carattere strano, d'accordo. Però rimane il fatto che bisogna essere anche uomini e bisogna avere il coraggio delle proprie azioni. Quindi quando ci se ne va, si va dalla squadra, si saluta i compagni con i quali hai fatto alcuni 2 anni,
li si saluta e gli si chiede scusa, perché l'unica cosa che avrebbe potuto fare lui e che sarebbe stata probabilmente, non dico una scusante, perché scusante non ne ha, però avrebbe attenuato, diciamo, la rabbia dei compagni di squadra il fatto che lui magari andasse là da tutti e li salutasse chiedendo scusa. Credo che era l'unica possibilità sua. Non lo ha fatto e mi dispiace, perché sono ragazzi attaccatissimi alla maglia tutti, che non, e i ragazzi del Verona, avete visto, noi eravamo preoccupati un po' l'altra sera, devo dire, durante la partita, perché alla fine della partita un po' si parlava un po' con Angelozzi, un po' con gli altri, e insomma, questa storia del Verona, come sappiamo tutti, Verona, Volpi, Setti, sì. Volpi, addirittura Volpi ha ottenuto il fallimento di una società di Setti dal Tribunale di Bologna ben 10 giorni fa, quindi non chissà da quanto. C'è voluta una lunga videoconferenza con Setti, il direttore sportivo del Verona, i giocatori che facevano pressione, perché Setti avrebbe fatto torto soprattutto ai giocatori suoi, perché comunque sono ancora suoi, che poi alcuni possano rimanere allo Spezia o no, questo sarà un altro discorso da discutere a fine anno, ma il fatto che Setti li facesse tornare al Verona in questo momento sarebbe stata una cattiveria soprattutto nei confronti dei giocatori. È stata risolta bene. Per fortuna alla fine è prevalso il buon senso da questo punto di vista, però è ovvio che tra le due società, nonostante i prestiti che ci sono stati, c'è questo, insomma, c'è un po' i ferri corti, certo, per certo. La questione Volpi. Enrico, andiamo oltre. Certo, andiamo veloce. Postilla più che giustificata. Andiamo a sentire le parole di mister Italiano di oggi in conferenza in vista della sfida di domani con il Frosinone. Vediamo il primo estratto. Ma chiaramente siamo molto dispiaciuti per prima non aver dato continuità alle due vittorie, perché ci tenevamo tantissimo a far risultato, a farlo pieno. Per come si era messa la gara, alla fine, vedendo le difficoltà di non riuscire a metterla dentro, a far gol, a scardinare un po' la loro compattezza difensiva, ci poteva stare anche accontentarsi del punto, ma è normale che il pareggio non è un qualcosa che si allena, che si prepara. Il pareggio spesso è un risultato che alla fine viene in maniera naturale. Abbiamo un po' dormito, tra virgolette, sul loro secondo gol, però è normale che quando ci sono partite ravvicinate, come abbiamo archiviato Chievo, che abbiamo gioito poco, dobbiamo archiviare questa sconfitta. Adesso abbiamo preparato in 2 giorni un'altra partita come questa di Frosinone in breve tempo, conosciamo l'avversario, abbiamo provato alcune contromosse e contromisure e speriamo di domani ripartire col piede giusto. E per quanto riguarda il Frosinone, ha chiaramente e sempre giocato con un sistema, non so in questo momento qui cosa possa fare il loro allenatore, non saprei cosa rispondere. Ci aspettiamo chiaramente una squadra arrabbiata, una squadra che cercherà di accelerare, cercherà di ottenere questa vittoria in casa, quindi dobbiamo controbattere con la loro stessa voglia, con la loro stessa e attenzione, cattiveria agonistica, furore agonistico che ci metteranno loro, e vediamo che partita verrà fuori. Restiamo in tema sempre con mister Italiano. Partita da dentro fuori o è ancora troppo presto per questo finale incandescente? Sentiamo cosa ne pensa. No, è chiaro che le partite sono sempre di meno, i punti contano, diventano pesanti, e si deve cercare in questo momento qua, soprattutto noi che siamo in quella zona di classifica, di cercare di ottimizzare il più possibile, cercare di fare più punti possibili. E in questo momento in alto ci sono tante squadre a pochi punti, sarà una bellissima lotta da qui alla fine, la promozione diretta è a 2 punti, e le posizioni migliori per la griglia playoff sono a portata di mano, e bisogna anche guardarsi alle spalle, perché in tante squadre vanno forti, ci sono ancora tante squadre attrezzate che possono ambire una posizione playoff, quindi
Bisogna affrontare tutte le partite col coltello fra i denti, sapendo che sono tutte complicate, difficili, ma abbiamo dimostrato di poter comportarci in maniera diversa rispetto a come abbiamo fatto col Pisa per quanto riguarda il risultato, perché la prestazione c'è stata. La prestazione è stata buona, chiaro che non è stata condita da una vittoria, però penso che la squadra possa ancora esprimersi ad alti livelli. Queste le parole di Italiano lo andiamo a sentire anche in riferimento proprio al caso Bidaoui, all'addio prematuro, chiamiamolo così, del centrocampista dell'ala magrebina allo Spezia. Sentiamo che cosa dice Italiano. No, sinceramente no, anche perché stavamo cercando di portarlo in una condizione tale da sfruttarlo in questo momento partita in corso. Sapevamo che quando Bida fosse entrato in condizione poteva essere un'arma in più per noi, è uno dei più forti esterni della categoria. Purtroppo adesso non ce l'avremo più a disposizione. In questo momento abbiamo in un reparto dove pensavamo di avere abbondanza, invece in questo momento qua ci vengono a mancare delle frecce pericolose per quanto riguarda la nostra fase offensiva e dobbiamo stringere i denti. Chi andrà in campo domani sa che deve dare qualcosina in più e chiaramente aspettiamo il recupero di 3-4 elementi fondamentali per la nostra squadra, ma in questo momento, come ho detto prima, bisogna dare tutto, stringere i denti e fare prestazione anche domani. Abbiamo sentito Mister Italiano, lo andiamo a sentire in questo ultimo estratto a proposito della condizione atletica. C'è un problema di condizione atletica? Può nascere in futuro un problema di condizione atletica? Sentiamo che cosa ha detto. È normale che partite dopo partite con questo caldo, con la fatica che chiaramente viene fuori, diventa importante il recupero, l'alimentarsi bene, l'idratarsi bene, il dormire, quello diventa fondamentale. È difficile per noi, è difficile per tutti, è normale che è una situazione anomala dove il contesto praticamente non lo conoscevamo nessuno, ma ci bisogna adattarsi. E bisogna cercare di essere bravi nel gestire come abbiamo fatto. Di solito le rotazioni ci hanno portato punti, ci hanno dato grosse soddisfazioni. L'ultima gara per me, la prestazione, la ripeto, è stata ottima. Purtroppo non sono arrivati i punti, ma questa filosofia e questa gestione ci ha permesso di arrivare dove siamo. La porteremo avanti fino alla fine. Perché siamo convinti che ancora può darci soddisfazione. Ecco, in attesa della formazione, Enrico, torniamo qui sul caso Bidaoui per un chiarimento, perché Giancarlo ci chiede, breve, Enrico, non andiamo oltre, No, Filippo. perché a Bidaoui non veniva mai prolungato il contratto come ad altri, rinnovandoli di 2 mesi? Questo chiede Giancarlo. Cosa Cioè, c'entra? Cioè, non dice... veniva mai rinnovando di 2 mesi? No, l'unico Ecco, spieghiamolo un attimo. contratto rinnovato doveva essere a chi era in scadenza di contratto. Chi è sotto contratto con altre squadre, tipo i giocatori del Verona, che hanno una continuità di contratto, allora è un discorso diverso, perché la società ovviamente deve decidere se lasciarli alla squadra di proprietà o no. Più o meno ci sono stati accordi che hanno lasciato i giocatori dove erano, un po' per tutte le squadre. Alcune squadre però potevano in teoria richiedere che il giocatore di loro proprietà tornasse indietro. Questo anche senza farlo giocare, non è che per quando torna tu lo devi far giocare. Cos'è successo? Che però i giocatori in scadenza di contratto comunque dovevano avere un accordo di prolungamento fino al 31 agosto, anche gratuito. Cioè, alcune squadre hanno detto a chi era in scadenza di contratto, ci state lo stesso, vi spalmiamo il contratto fino alla fine perché siete stati 2 mesi fermi. Molte squadre hanno fatto così, ma lo hanno fatto veramente. Sì.
e i giocatori hanno accettato, okay? Hanno spalmato su più mesi in realtà gli emolumenti che avrebbero preso in quei mesi, in 2 mesi di meno. Il caso però che vuole che le scadenze di contratto siano state comunque considerate al 30 giugno, a meno che le società non si mettessero d'accordo con i giocatori stessi per prolungarla fino al 31 agosto. Ecco Enrico, però tornando al discorso di Didavi, una trattativa in corso a nessuno dei mai chiusa. Sì, però qui la domanda è: agli altri è stato rinnovato, a lui no. A nessuno è stato rinnovato il contratto. È stato prolungato il prestito fino alla fine dell'anno, cioè Marchizza, quindi giocatori del Sassuolo, Marchizza, Federico Ricci, i tre del Verona, Scuffet, tutti quelli che sono in prestito, ok? Gli è stato prolungato il prestito, le società erano d'accordo, sino alla fine dell'anno, spalmando lo stesso stipendio. Abidawi gli si offriva 2 mesi in più di contratto, cioè lo si pagava di più degli altri. È questo che è anche più... lasciamolo dire, più allucinante come cosa, perché okay, ti proponiamo di giocare per la Serie A, di rimanere qua 2 mesi. È ovvio che non gli davano cifre fantasmagoriche, ma gli davano comunque più degli altri. Chiaro. Okay, quindi, okay. Per chiudere, Angelozzi, che prova a rinnovare il contratto a Bidawi, è praticamente quasi un anno. Sì. Non è che non ci ha mai provato, è che lui ha sempre avuto questi tentennamenti. Poi negli ultimi giorni con i procuratori, e Angelozzi era d'accordo per la prolunga dei 2 mesi, era d'accordo su tutto, e il giocatore aveva già detto di sì, poi ha ricambiato idea 2 giorni dopo. Cioè, se fai così vuol dire che non sei sicuro. Andiamo a sentire ora le parole di Alessandro Nesta, il tecnico del Frosinone, in vista proprio della gara di domani con lo Spezia, e poi andiamo con le formazioni di Frosinone-Spezia per quanto riguarda la sfida di domani per questo super turno di Serie B. Vediamo. Che squadra si aspetta allo Stirpe dal punto di vista tecnico-tattico? Ma lo Spezia è una squadra con un'identità precisa, è una squadra che ama costruire da dietro e ha proposto sempre un bel gioco, un gioco di palleggio ma allo stesso tempo dinamico, è sicuramente una delle squadre che gioca miglior calcio in Serie B, ma allo stesso tempo abbina anche una fisicità importante, perciò è una squadra per me molto forte. Queste le parole di Nesta sullo Spezia. Andiamo con le formazioni, probabili formazioni. Enrico, partiamo dal Frosinone, squadra che non è ripartita benissimo, l'abbiamo detto, ma una squadra che ha dei signori giocatori per puntare alla Serie A sino all'ultima giornata. Vai. Allora, non abbiamo sentito tantissimo della conferenza di Nesta. In realtà a Nesta viene chiesto poi successivamente se intende cambiare anche il modulo iniziale, se potrebbe esserci un qualcosa di diverso nell'undici iniziale. Ricordiamoci che il Frosinone gioca con un 3-5-2 che ecco, ha portato anche a tante vittorie per 1-0, ricordiamoci, sì, 6 vittorie di misura senza subire nemmeno un gol. E questo è un po' quello che Nesta oggi ha rivendicato: dite, adesso ce l'avete con tutti, ce l'avete con me, ce l'avete con la difesa, ce l'avete con l'attacco, però in realtà poi in quelle 6 giornate lì in cui abbiamo vinto con un gol di scarto eravate tutti contenti, difesa formidabile e quant'altro. È chiaro che il Frosinone, come tutte le squadre un po' più fisiche e un po' più su con l'età, sta soffrendo un po'. Lo è l'esempio e lo è il Pordenone, anche se poi è riuscito a vincere nell'ultima gara e quindi a riavvicinarsi. Però faticano un po' di più, è probabile che le squadre che hanno qualche giovane in più siano più favorite in questo momento a livello, diciamo, fisico, però ciò non toglie che rimane sempre una squadra forte, ovviamente, di base. Non dovrebbe esserci Salvi, non dovrebbe esserci nemmeno il difensore ex Sassuolo, adesso mi sfugge il nome, comunque adesso mi verrà in mente successivamente. E quindi Nesta non ha parlato in realtà poi del fatto che cambierà modulo. Lui ha detto: è difficile per noi partire in questo, cioè pensare in questo momento a mettere ad esempio un trequartista, perché il 3-5-2 può essere anche fatto, e l'abbiamo visto nel Pisa ad esempio, il 3-4-1-2, Sodimo,
nel Pisa agiva in quella posizione da trequartista dietro le due punte, che comunque tutti e tre loro venivano poi a difendere nella propria metà campo. È una squadra che difende in 11. Il Frosinone quando si difende bene, però ovviamente nell'ultimo periodo probabilmente ha avuto qualche lacuna difensiva dovuta alla preparazione forse dei difensori e alla situazione generale di questa ripresa, che per alcune squadre è stata positiva, per altre meno. Abbiamo visto anche il Crotone con i tre pareggi consecutivi. Andiamo a vedere chi potrebbe scendere in campo. Allora, partendo dal Frosinone, dicevamo, è possibile che ritorni Camillo Ciano. In realtà alla regia avevo mandato un'altra riformazione dove c'era Dionisi titolare. Comunque, vabbè, tanto uno o l'altro non cambia nulla. La coppia d'attacco potrebbe essere Ardemagni-Dionisi, potrebbe essere Dionisi-Ciano. Meno probabile che Dionisi non sia in campo dall'inizio, quindi l'unico che non è stato messo è quello che probabilmente sarà in campo dall'inizio. Gli altri due, quelli che vedete qui, Ardemagni e Ciano, hanno entrambi sono in ballottaggio tra loro. Ardemagni insomma lo conosciamo, sono giocatori chiaramente che hanno caratteristiche completamente diverse l'uno dall'altro, quindi è evidente che se, nel caso in cui scegliesse Ardemagni, sceglie più fisicità il mister, se sceglie Ciano sceglie la rapidità, il tiro anche su punizione, insomma tutte queste cose qua. È ovvio che una delle opzioni potrebbe anche essere Ciano dall'inizio, perché sta recuperando bene, con le due punte, però a quel punto il sacrificato sarebbe uno dei tre centrocampisti, cioè Rodion, Gori o Tabanelli, uno dei tre. Però è lì, è come la coperta, no? Se la tiri da una parte, è ovvio che se per dire il sacrificato dovesse essere Gori, sarebbe un centrocampo un po' più spregiudicato, con Ciano che diventerebbe quasi a tutti gli effetti un attaccante, e quindi lì lo Spezia potrebbe essere più favorito per infilarsi anche tra le linee del Frosinone. Con questo assetto ovviamente più prudente probabilmente partirà dall'inizio. In difesa, stante appunto le assenze, dovrebbe essere Bardi in porta, Brighenti, Ziminski e Capuano, i tre difensori centrali. Da una parte Paganini, dall'altra Beghetto sugli esterni, due giocatori che abbiamo visto già all'andata, crossano molto bene, hanno molta gamba, quindi dovranno stare attenti i nostri due esterni, prima di tutto gli esterni alti, quindi chi verrà schierato esterno alto, in questo caso noi abbiamo messo Ragusa e Giasi con Marchizza e Ferrer, quindi dovranno essere attenti sugli esterni, ma come sappiamo il 3-5-2 puoi forzarlo sugli esterni se agisci bene, ovviamente, col 4-3-3, perché è lì che può essere la tua forza. Lì si giocherà molto della partita. In mezzo, come vi ho detto, questi tre centrocampisti e poi Dionisi con uno tra Ciano e Ardemagni. Di là, io penso che il mister, se questi stanno bene, se la giocherà con la miglior formazione, che attualmente è questa qua, con Galabinov dentro. Ovviamente Galabinov un po' risparmiato, qualcuno ha detto perché non l'ha fatto rigiocare, aveva fatto tre gol. Io credo che Galabinov innanzitutto vada un po' gestito fisicamente, no? Perché uno dice adesso sta bene, sì, sta bene, però è un giocatore che sappiamo che può essere un po' recidivo in alcune situazioni se lo forzi molto dal punto di vista fisico. Quindi secondo me è stata giusta la mossa del mister di non far giocare. Certo, anche Zola stesso, se non lo fai giocare, non prende quello stato di forma che sicuramente gli manca, perché anche col Pisa non è stato sufficiente. Un giocatore che ovviamente abbiamo visto stratosferico nelle prime partite del girone di ritorno fino alla sosta, non può essere diventato un giocatore che stoppa male i palloni e non riesce a essere decisivo. Evidentemente per lui un po' più grosso ci vuole un po' più di tempo. Invece in questo momento forse Galabinov è un pochino più in forma di lui, a livello anche di quello che ha fatto vedere col Chievo. Speriamo che lo ripeta nella partita di domani e soprattutto che sia buon assist man per i compagni, come già era successo con il Chievo, oltre ovviamente poi lì a fare anche tre gol, quindi nulla da dire. La formazione migliore è questa in questo momento, con Ferrer e Marchizza, Erlich e Capradossi, Maggiore, Bartolomei e Mora. Ovviamente manca Mastino, lo sappiamo, per squalifica, mancherà ovviamente Bidaoui perché se n'è andato,
Per quanto riguarda i recuperi di Federico Ricci e di Gaudio, se ne parlerà. Uno da casa. Federico Ricci ha cominciato di nuovo, insomma, il lavoro sul campo, quindi probabilmente la settimana prossima la farà interamente sul campo. Potrebbe essere convocato nella partita col Cosenza al picco. Di Gaudio forse si aggregherà nei prossimi giorni anche lui, però forse un pochino più indietro rispetto a Federico Ricci. Per Matteo Ricci invece dovremo aspettare di più e si andrà dopo la metà di luglio per il suo ritorno. Ora torniamo a sentire la seconda parte di Nesta, poi andiamo con i pronostici della schedina dello Spezia Confidenziale. Sentiamo. La scarsa incisività sotto porta, secondo lei a cosa è dovuta? Ma non lo so, adesso dobbiamo prima cosa crescere individualmente e dopo anche come squadra, ma io credo bisogna riportare su giocatori che sono stati fermi tanto tempo, che adesso sono un po' in difficoltà magari, perché sono stati un evento straordinario quello che è successo, perciò chi reagisce in un modo, magari Cittadella con tanti giovani riparte subito perché è più fresco per età, noi magari in qualche giocatore facciamo un pochino più fatica a rimetterci in moto, però è normale, è una cosa straordinaria e vediamo, bisogna riportare i giocatori al massimo prima possibile, tutto qua. Ecco le parole di Alessandro Nesta, la ricerca di un riscatto dopo questa ripartenza non adatta al blasone del Frosinone. Andiamo a vedere ora i pronostici della schedina dello Spezia Confidential per quanto riguarda la giornata che si giocherà prevalentemente, ovviamente, nella serata di domani. Vediamo pure, ovviamente, Enrico, leggili tu che io sono senza occhiali, dai. Allora, Cremonese Pescara X, Cosenza Ascoli 1. Aspetta, prima un attimo, non sono abituato a leggere la schedina, leggi sempre te. Allora, pronostica la 32esima giornata di Serie B. Riccardo Cozzani, presidente del club Cozzani, nel turno precedente il club Bragazzi ha ottenuto 6 punti. Insomma, dai, Zanchetta. Bene, 6 punti buono. Se l'è cavata. Cremonese Pescara X, Cosenza Ascoli 1, Crotone Benevento 1X, Frosinone Spezia X2, Perugia Pordenone 1, Pisa Cittadella 1, Salernitana di Stabia 1, Trapani Livorno 1, Venezia Empoli X, Entella Chievo X2. Io lascerei un attimo la schermata perché sì, vorrei commentare un attimo, no, queste il partite. Prossimo turno, bravo. Perché bravo. Cominciamo ad andare un vivo. Po' nel vivo. Sette giornate non sono pochissime, ma non sono nemmeno tantissime. Quindi cominciamo un po' a vedere. Allora, Cremonese Pescara non ci riguarda, anche se dovremmo andare a Cremona, e quindi se la Cremonese vince a noi ci fa gioco. Cremonese perché più lontana è vigorita, dalle zone basse gli ultimi mesi. Esatto, più lontana è dalle zone basse e meglio è. Poi la regia mi ha levato le partite. Ecco, andiamo pure con così, la così non le vedo. No, andiamo con la schermata di prima, regia. Allora, andiamo pure con la schermata, ecco, non c'è problema. Allora, ho 32. Allora, Pisa Cittadella, abbiamo detto, si gioca alle 18.45. Questa è la schermata diversa. Pisa, ma va che bene, si è riportata in corsa playoff. Ecco, Cittadella, io ieri la squadra sera, più in forma. Però ieri sera ero ospite telefonico di una trasmissione pisana e io ho detto apertamente, no, loro facevano gli scongiuri, gli ho detto apertamente, se battete il Cittadella siete in zona playoff. Non è una cosa sbagliata, voglio dire. Possono entrare ai playoff perché è una squadra quadrata e soprattutto è una squadra che ha dimostrato di avere in questo momento molta gamba, sì, perché negli ultimi 10 minuti, un quarto d'ora, ne aveva più dello Spezia, e quindi vuol dire che la gamba ce l'hanno, al di là che magari avevano più giocatori da poter far girare. Quindi questo Pisa Cittadella ci interessa doppiamente, perché ovviamente se il Cittadella dovesse, prima o poi cadrà, insomma non penso che le vinca tutte, Cittadella ci ha abituato anche a vincerne tre, magari poi a perderne tre consecutive, no? Noi ci auguriamo, perché Cittadella è sempre lì e ci disturba, no, a noi come alle altre ovviamente.
Poi Cosenza-Ascoli, Cosenza ci interessa perché ovviamente vincendo anche questa, è uno scontro direttissimo, questo qua, vincendo anche questa si metterebbe in una posizione di classifica un po' più tranquilla e credo che lo stesso discorso si possa fare con la Cremonese in crescita, ma che ha perso proprio in casa con il Cosenza. Però Enrico, rimarranno lì fino alla fine queste squadre? Dai. Sì, però, però diciamo che se riescono a fare qualche risultato... Fa il conto della serva, dai. Certo che se vincono tutte là in fondo, è chiaro che rimangono in fondo tutte, perché se cominciano a vincere tutte è chiaro. E qualcuno dice il Benevento adesso le regala tutte, perché questo è un po' la... No, vuole arrivare a fare... Però ci sono dei record. Inzaghi ha detto più volte non sarà, è chiaro che Coda è andato via, ma è un Coda è un giocatore, quindi ci sta che Coda vada via, e ci sono altri giocatori importanti lì davanti. E Coda era un po' fuori dal progetto, sapeva che sarebbe andato via, ha preferito non rimanere proprio. Però ecco, diciamo nel campionato normale sarebbe stata una sfida difficile per il Crotone. Così forse è un po' meno difficile, perché è ovvio che il Benevento giocherà, ma giocherà un po' su... Sì. Poi avranno anche festeggiato, no? Cioè, magari con tanti rincalzi. Avranno festeggiato e si è giocato 4 giorni fa. Quindi, tanti rincalzi, dai. È chiaro che se vincesse il Crotone non saremmo una più di tanto. Andiamo però avanti con... è chiaro. Così le guardiamo tutte. Andiamo qua, non, purtroppo nel computer eccolo stasera. Vai, ce l'hai lì. Allora, abbiamo detto, vabbè, poi c'è ovviamente il Frosinone Spezia. Perugia-Pordenone, il Perugia è in crisi, è sempre lì, però cioè, se non si dà da fare è capace che lo raggiungano le altre, quindi deve assolutamente far punti col Pordenone. Salernitana-Juve-Stabia potrebbe essere uno degli ulteriori rilanci della Salernitana, che però ha fallito ultimamente diverse partite, ha pareggiato in casa nell'ultima, all'ultimo aveva perso la partita prima con l'Entella, sta un po' uscendo dai playoff. Potrebbe essere una di quelle squadre che vengono superate dal Pisa, ad esempio. Faccio un esempio. Però sarebbe allora una Salernitana fuori dai playoff sarebbe un fallimento totale. Sarebbe un fallimento totale, però Ventura è già successo anche l'anno scorso. Se ve lo ricordate, è già successo anche l'anno scorso perché era in orbita playoff. Poi sì, però è quest'anno ci ha investito un po' di più. È scivolata fuori. Poi proseguiamo con le altre partite. Allora, mancano Trapani-Livorno che... A noi ci interessa meno che zero, e Trapani la vincerà nettamente perché già vince normalmente in questo periodo, figuriamoci, ed è anche una delle squadre in fondo anche quella. Il Venezia deve provare a battere l'Empoli o comunque a non perdere, sempre per il solito discorso salvezza, e poi c'è Virtus Entella-Chievo, perché l'Entella è ancora lì, che può giocarsi qualcosa di importante ma anche essere risucchiata, quindi anche questo è un match interessante. Non c'è una partita semplice per nessuno, io penso che parte vedremo delle altre sorprese. A parte Benevento e Livorno che hanno già esaurito Però sai, Livorno perderà sempre perché metterà in campo in primavera, quindi a meno che non facciano dei miracoli, perderà sempre. Il Benevento non penso che sia la squadra, non penso che sia il Crotone di qualche anno fa, che una volta vinto il campionato aveva un po' mollato, perché... Perché il Crotone non avrebbe fatto nessun record, tanto per cominciare. Mentre invece il Benevento può fare il record assoluto della Serie B, già ha fatto diversi record, quindi credo che Inzaghi, se perdono, li bacchetta. Quindi sì, giocheranno anche loro per vincere, chiaro che poi possono perdere. Certo. Enrico, disamina giusta quella della prossima giornata. Grazie, ci vediamo giovedì prossimo. Certamente, speriamo di avere... qualche ospite, magari vediamo se in collegamento o in presenza. Comunque oggi abbiamo avuto Angelozzi che ci ha spiegato bene il caso Bidaoui e non solo. Grazie Enrico, ci ritroviamo giovedì prossimo per Voglia di Spezia. Domani Frosinone Spezia per la Serie B. Arrivederci. Arrivederci.